Allora, io direi di cominciare. Ringrazio la stampa ovviamente per la cortesia che utilizzano sempre nei nostri confronti, così come ringrazio le amministrazioni comunali per la loro presenza. È un nuovo metodo di lavoro che vogliamo attivare qui in Regione per un cambio di passo che sia reale e quindi una stretta sinergia tra le politiche che adotterà, sta adottando e adotterà la Regione Marche e quelle che potranno adottare, nella libertà ovviamente delle proprie competenze, i comuni della nostra Regione. In questo caso ci vediamo dopo Pesaro questa mattina con alcune amministrazioni comunali di Ancona, perché della provincia di Ancona, perché ne parlavo prima e nei giorni scorsi con i nostri consiglieri regionali della provincia di Ancona, qui ne abbiamo due, abbiamo Mirko Bilò e Chiara Biondi. La filosofia degli interventi vuole essere non più quella di inseguire le emergenze, ricordate la cosiddetta tabella C. Voi sapete, magari viene finanziato un comune perché realmente ha un'emergenza, ma crea anche una certa diffidenza magari da altre realtà, amministrazioni comunali che non vengono finanziate, perché è una scelta, a volte può essere anche una scelta discrezionale. Abbiamo deciso per la prima volta un intervento sistematico della Regione Marche sulla sicurezza stradale, su infrastrutture che però non sono di stretta pertinenza regionale ma di pertinenza comunale. Questo perché un po' il retaggio fatto il sindaco per 10 anni in provincia di Pesaro, so le difficoltà che vivono i comuni e le amministrazioni comunali per averle vissute direttamente sulla mia pelle, per cui ho chiesto alla Giunta, ho chiesto all'Assemblea legislativa di cambiare la modalità degli interventi e di realizzare bandi, prevenendo le emergenze, quindi chiedendo ai sindaci e alle amministrazioni comunali di progettare e di programmare. E quei progetti e quei programmi possono finire ad essere presi in considerazione, quindi essere finanziati dalla Regione con bandi. E quindi non con una scelta discrezionale della giunta regionale o dell'assessore, ma insieme all'assemblea legislativa abbiamo deciso di realizzare questo cambio di passo che ha portato in questo caso ad un finanziamento, nel mentre saluto anche il consigliere Ausili che è arrivato in questo momento e che ringrazio per la presenza. Siamo riusciti a finanziare ben 139 comuni della nostra regione. 139 comuni su oltre 220 comuni della regione significa il 62% dei comuni, suddivisi in maniera abbastanza proporzionale e omogenea in tutte le 5 province della nostra regione. E quando poi si parla di sicurezza stradale, e ho visto molti anche dei vostri progetti, delle vostre proposte che siamo andati a finanziare, si parla anche di decoro urbano, perché realizzare nuovi marciapiedi, realizzare nuove pavimentazioni stradali, realizzare nuovi parcheggi di interscambio in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale significa sì garantire la sicurezza dei nostri concittadini e quindi una mobilità che vogliamo sempre più sicura, ma significa garantire anche il decoro delle nostre città, migliorare l'ornato dei nostri quartieri, dei nostri centri storici e quindi rendere anche più attraenti quelle zone magari dedite al commercio. È il nostro obiettivo principale insieme a quello della capacità di spesa dei comuni, dove abbiamo messo dei paletti abbastanza rigidi e dei tempi che porteranno i comuni a mettere a terra queste risorse, ben oltre 11 milioni di euro di finanziamenti regionali che cumulati alla compartecipazione dei comuni prevedono un investimento di 20 milioni di euro in tutta la regione. Significa sostanzialmente che quelle risorse dovranno essere messe a terra a cavallo tra il 2022 e il 2023. Se riusciamo a mettere a terra con i comuni questi 20 milioni di euro, sarà
il cambio di passo che noi abbiamo voluto anche per sostenere l'economia della piccola e media impresa che realizzeranno quei lavori sui territori per poter poi spendere ulteriori risorse che la Regione potrebbe investire proprio sui comuni, perché diventano uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza all'interno delle nostre città. E questo è anche il motivo in cui questa conferenza stampa non vede soltanto la Giunta regionale, gli uffici, lavori pubblici e infrastrutture della nostra regione, non vede ovviamente la presenza dei giornalisti e dei consiglieri regionali, ma vede anche la presenza dei sindaci. In questa sinergia, in questo colloquio che dovrà essere continuo con le amministrazioni comunali, senza differenza di sorte tra le grandi e le piccole città o tra il nord e il sud della regione o tra l'entroterra e la costa, perché vogliamo creare un equilibrio negli investimenti in tutti i territori. Ci piace dire che non esistono cittadini di serie A e di serie B, e qui lo diciamo con atti concreti che sono gli atti della Regione Marche che abbiamo costruito insieme alla partecipazione a questo bando da parte degli enti locali. Arrivando nello specifico alla provincia di Ancona, in generale nella nostra regione sono stati 215 i progetti depositati e 139 i progetti finanziati. Come vi dicevo, siamo a circa il 62% dei comuni. I comuni non ci hanno chiesto solo la realizzazione di rifacimenti di manti stradali, quindi soltanto asfalti, ma ci hanno chiesto anche interventi particolarmente qualificanti: consolidamento di ponti stradali, realizzazioni di rotatoria, attrezzaggio di aree di sosta per mobilità sostenibile, percorsi ciclopedonali, quindi una riqualificazione vera e una sicurezza della mobilità stradale intesa in senso ampio. Mi piace ricordare, lo dicevo prima ad alcune televisioni intervenute, che l'Unione Europea, quando ci si chiede perché l'Italia investa tanto in questo momento in ferrovie, se noi guardiamo gli altri stati europei, guardiamo la Germania, investe ancora più di noi in infrastruttura ferroviaria, perché è molto chiaro, se siamo all'interno dell'Unione Europea, l'Unione Europea ci dice che entro il 2030 il 30% dei traffici dovranno andare su via ferrata o su via navigabile. Nel 2050 il 50% delle merci dovrà viaggiare su linea ferrata o su via navigabile, e addirittura la quasi totalità delle persone. Ecco perché ci sono gli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria, al di là che l'infrastruttura ferroviaria ci possa piacere o meno. È una scelta strategica fatta dall'Unione Europea e quindi dalla nostra nazione. Contestualmente noi ci dobbiamo preparare a quella scelta, ecco perché abbiamo previsto delle aree di attrezzaggio in prossimità delle fermate anche ferroviarie che i comuni hanno colto al volo, perché abbiamo ricevuto, se non sbaglio, 38 proposte di attrezzaggio di aree di sosta per mobilità e ne abbiamo finanziate 37. Quindi stiamo guidando verso questa sensibilità le nostre comunità per essere pronti alle sfide del futuro e, come vi dicevo prima, per non inseguirla come invece spesso è capitato per la mancanza di visione nel passato, ovviamente non solo in questa regione ma anche in altre realtà. I beneficiari della provincia di Ancona sono 29 e sono Sassoferrato, ho visto poco fa il sindaco, Serra dei Conti, Castelplagno, Offagna, Montecarotto, Iesi, Filottrano, Sirolo, Monte San Vito, Numana, Falconara Marittima, Belvedere Ostrense, Chiaravalle, Cerreto Desi, Polverigi, Loreto, Agugliano, Trecastelli, Monsano, Maiolati Spontini, Osimo, Rosora, Senigallia, Santa Maria Nuova, Castelbellino e Serra San Quirico. Capite che è un nucleo importante dei nostri comuni che finalmente accedono a dei finanziamenti regionali e hanno iniziato un percorso insieme alla Regione Marche che, se funzionerà, perché riusciranno a mettere a terra nel 2022 e nel 2023 queste risorse che ormai sono certe, potrà aprire lo spazio ad altri investimenti della Regione Marche anche in quei comuni.
oltre ai comuni che sono rimasti ovviamente nella provincia di Ancona fuori da questo finanziamento e da questo bando. Le risorse che vengono attivate sono superiori a 4 milioni per questi 29 comuni, 4 milioni e 600 mila euro. Penso che con queste informazioni abbiamo dato gli elementi essenziali di questo bando, di questa nuova visione strategica, e permettetemi di concludere nuovamente questa conferenza stampa ringraziando i consiglieri regionali, tre che sono qui, ma anche altri che non sono potuti intervenire, perché veramente da un anno a questa parte c'è una collaborazione molto positiva e propositiva, perché nessuno impone o vuole imporre alla regione investimenti per il proprio territorio, ma vuole imporre una filosofia diversa, la segnalazione dei problemi del proprio territorio che poi vengono trasformati in bandi in maniera che non solo dei singoli territori vengano finanziati, ma perché tutti i territori possano potenzialmente essere finanziati. E questa volta il risultato è stato davvero ottimo, perché abbiamo finanziato 139 comuni in tutta la regione. Io mi taccio, ringrazio anche gli amici della stampa che sono collegati online, oltre ad alcune amministrazioni comunali che, non essendo potute essere qui presenti oggi, sono collegate insieme a noi. Se invece la stampa ha delle notizie, delle informazioni da chiedere, siamo a disposizione. Se ci sono domande, siamo stati esaustivi. Lascio la parola per la conclusione sulle parte tecnica. Sento dei rumori. Salve, mi sentite? Sì. Sono Curzi, del Rettore Carlino. Piacere. Salve, Assessore, una cortesia, è una specifica. I comuni che non fanno parte di questo elenco della provincia di Ancona, è perché non hanno presentato alcun tipo di progetto, o perché i progetti che hanno presentato non sono stati ritenuti, non dico validi, o comunque considerati una priorità? In base a quale criterio sono stati elencati questi comuni e messi a bando? Allora, devo dire che la qualità dei progetti presentati dai comuni, non solo nella provincia di Ancona, ma anche nelle altre province, era di qualità elevata, perché ne abbiamo dovuto escludere soltanto uno, ma nemmeno perché anche quel progetto non fosse di qualità elevata, ma perché è stato presentato da un soggetto proponente che non poteva rientrare nei finanziamenti del bando, che era destinato ai comuni. Per il resto, essendo un bando a sportello, proprio perché non insegue le emergenze ma vuole programmare il futuro, l'abbiamo fatto a sportello affinché avesse, come abbiamo fatto con la ventilazione meccanica controllata, la messa a terra delle risorse il più presto possibile, proprio perché vogliamo prevenire, vogliamo aiutare i comuni nella sicurezza per la mobilità all'interno del proprio territorio comunale. Quindi quelli, diciamo, esclusi sono stati qualche giorno più lento nella presentazione delle loro domande rispetto agli altri comuni che sono stati finanziati. Mi scusi, quindi significa che altri comuni hanno presentato quindi progetti e non sono stati accolti solo per questioni di tempo? Allora, 215 comuni, forse sfuggita prima quando l'ho detto velocemente, quando ho presentato la scheda riassuntiva, 215 i progetti presentati, 139 i progetti ammessi a finanziamento. Se non ci sono altre domande... Mi scusi, un'altra cosa. Oggi il Carlino sì, Assessore, è per una cortesia. Sì, prego, prego, ci mancherebbe, siamo qui per questo. Se ci sono dei dettagli su questo, io parlo sempre ovviamente della provincia di Ancona, sì. Dei dettagli sui progetti approvati, alcuni dei progetti approvati. Lei ha parlato giustamente in termini generali di
di riasfaltature, di parcheggi, marciapiedi, via discorrendo, era per capire nel nostro territorio, nella provincia di Ancona, quali sono alcuni degli interventi. Sì, specifici. Magari ne possiamo, ci sentiamo più tardi perché sono 29 comuni, elencare tutti, cioè tutti 29, ma elencare tutti i 29 interventi e andare nel dettaglio sarebbe lungo, quindi magari ci sentiamo alla fine della conferenza stampa e poi ci fa domande specifiche magari sui singoli comuni che le interessano, anche su tutti i 29. Mi ha ascoltato? Sì, sì. Non sentiamo più. Ah, ok, sì, sì. Va bene, ci sentiamo dopo allora. Non ci sono altre domande? No, mi sembra di no. Lascio la parola all'architetto Goffi per alcuni dettagli tecnici sulla possibilità di spesa di queste risorse da parte dei comuni. Sì, buongiorno a tutti, solo per evidenziare questo, che nel decreto troverete dei comuni con dei finanziamenti 2022-2023, quindi alcuni sono finanziati col 2022, alcuni 2023. Che cosa succede? Come sanno i sindaci, in realtà il decreto è immediatamente impegnativo, quindi per i comuni c'è disponibilità di spesa. 2022-2023 vuol dire il flusso di cassa, il momento in cui la regione finanzierà, cioè farà il bonifico al comune. Quindi sotto questo profilo c'è due temi importanti. Il primo è che soprattutto chi ha il finanziamento nel 2022 bisogna che si attiva fin da subito, perché noi il flusso di cassa lo daremo secondo poi le convenzioni a gennaio, febbraio, quando servirà, sia come anticipo sia poi come gestione degli stati d'avanzamento. Ma questo non toglie che fin da subito è possibile fare il progetto definitivo esecutivo, chi non ce l'ha, perché noi chiedevamo il progetto di fattibilità tecnico-economica, e fin da subito fare la gara, perché entro il 2022 vanno realizzate le opere e rendicontate, non esiste una possibilità di slittare, chi ce l'ha, chi ha nel 2022 deve farlo nel 2022. Diciamo, siamo nei tempi, non ci sono particolari frenesie perché sono lavori sotto soglia, quindi insomma sia per la progettazione sia per la realizzazione, quindi è tutto semplice, però chi ha il finanziamento nel 2022 bisogna che si attiva da subito, perché poi magari succede qualcosa e noi sono fondi che sono vincolati a una norma finanziaria, sono fondi regionali ma che vanno spesi nell'annualità. Chi ha il 2023 invece ha un po' più tempo, però anche in questo caso l'invito è fare la progettazione e la gara, perché sapete che noi abbiamo già disponibilità economica, i primi di gennaio del 2023 gireremo i bonifici per il flusso di cassa, quindi vuol dire che i lavori possono iniziare inizio 2023 o anche leggermente prima, sapendo che i primi stati d'avanzamento vengono pagati a gennaio 2023. Quindi sotto questo profilo, ripeto, per il 22 attivarsi forse subito, perché poi alla fine i lavori per qualche imprevisto può passare velocemente il tempo e poi si rischia veramente di perderli, noi e voi, e il 2023, sapendo che avete la disponibilità, potete o anticiparli oppure arrivare fino alla consegna dei lavori per poi avere i finanziamenti gennaio 2023. Grazie architetto, se non ci sono domande specifiche c'è una domanda. Casseplan, buonasera a lei. Grazie per questa conferenza stampa e accolgo favorevolmente questa opportunità che date ai comuni. Vorrei sapere i comuni che sono finanziati nel 2022 e chi nel 2023 della provincia di Ancona. Grazie. Sì, adesso nel decreto vi arriverà l'indicazione nel decreto. Allora, io ce l'ho qua. Fare l'elenco dei 29 comuni perché sono tutti insieme, le posso dire, c'è la provincia d'Ancona, vediamo Castelplagno. Allora, Sassoferrato, Serra dei Conti, Castelplagno, Offagna, Montecarotto, Iesi e Filottrano nel 2022. Gli altri nel 2023, gli altri che ho citato, ovviamente con liquidità propria il comune ha la copertura da parte della regione, quindi chi è nei tempi può realizzare l'opera anche nel 2022, sapendo che poi a gennaio 2023 noi liquideremo il contributo regionale,
perché sono soldi che noi abbiamo stanziato perché abbiamo a disposizione. Quindi diciamo che a cavallo tra questi due anni già potete realizzare tutti gli interventi che abbiamo indicato, secondo le modalità che diceva prima l'architetto Goffi. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, chiedo alla stampa, se non ha ulteriori necessità di interviste o altro, di lasciarci un attimo con le amministrazioni comunali per un lavoro in sinergia che dobbiamo fare proprio per questi fondi e per altri fondi. Sì. Sì. Qui ci stiamo dividendo per i comuni in quanti, come importi di ogni erogazione, quant'è il massimo? Allora, l'importo è il massimo per quanto riguarda la sicurezza stradale 100.000 euro, per quanto riguarda invece le aree di sosta 70.000 euro, con una compartecipazione dei comuni che porta l'intero importo stanziato dalla regione a 20 milioni di euro di risorse sulla sicurezza. Un importo che non è mai stato stanziato nella storia della Regione Marche, a memoria degli uffici, non è mai stato stanziato a favore dei comuni. Grazie. È già uscito e all'interno di questi comuni finanziati, nel totale dei 139 comuni, ci sono anche i comuni che hanno ottenuto i finanziamenti per l'attrezzaggio di aree di sosta. Alcuni comuni hanno ottenuto sia la sicurezza stradale che sono in quei 29 della provincia di Ancona. Sì, alcuni hanno finanziamento doppio su attrezzaggio e sicurezza. Per l'attrezzaggio ci sono arrivati 38 finanziamenti, 38 richieste di finanziamento, ne abbiamo finanziate 37, quindi la totalità. Una era sbagliata purtroppo la domanda, il soggetto proponente non era legittimato a presentare la richiesta di finanziamento. I comuni nella provincia di Ancona che hanno l'attrezzaggio delle aree di sosta sono Sassoferrato, Falconara, Marittima, Castelbellino, Monte San Vito e Serra San Quirico. Oppure non hanno presentato allora la domanda del comune di Ancona, glielo dico subito, poi dopo sono scelte magari a risorse proprie, certo, da destinare, certo, ha già destinato risorse proprie. Ci sono i manti stradali, gli asfalti, queste cose qua, allora che c'è questo tema che viene battuto. Allora, un'occhiata veloce, non vedo la richiesta, mi sembra. Non mi sembra che ci sia la richiesta. Arrivederci.